aprire una mystery box. Che mi è partita. Che ho preso su Vinted. Allora, io tipo ho detto, fammi provare a cercare mystery box su Vinted. Ho cercato, ho trovato questa, che una ha scritto tipo, non mi ricordo se è mystery box o pacco misterioso. Ho detto, però costava 20 euro. Io ho detto, 20 euro mi sembra un po' esagerato, no? Allora io ho fatto l'offerta a 13, lei ha detto no, allora mi ha rilanciato a 15. Ho detto, ok, ma quante cose ci sono dentro? Lei mi ha detto 5 cose, quindi ok, l'ho presa. Quindi raga, io non so minimamente cosa ci sia all'interno. Cioè, io veramente mi sono buttata in questa cosa perché ho detto, da un botto che era una pro mystery box. Però boh, ecco, non mi va di comprare tipo quelle su Amazon che mi ricordo che facevano schifo, questi tempi a casa di cose inutili. Quindi ho detto, vabbè, proviamo questa qua di Vinted, che comunque è una persona fisica che l'ha assemblata. 5 cose, cosa ci sarà? Non lo so. Ovviamente non c'erano recensioni. Che sì raga, ancora sto facendo spese folli su Vinted, infatti non so se vedrete il video haul prima o dopo questo. Comunque qualcuno veramente deve obbligarmi a disinstallare quell'app, perché sennò io compro tutto raga, mi ritrovate veramente al verde. Verde lo sono già, all'astrico, perché butto i miei soldi su Vinted. Però veramente si trovano delle cose bellissime. Comunque andiamo ad aprire questa raga, io sono veramente curiosa, cioè non so veramente cosa aspettarmi. Tra l'altro raga, ovviamente io sono diventata, cioè non dico amica, però quando entro nel punto di ritiro faccio ciao, ci sono pacchi per me, ok, ciao, e quello ciao. Cioè ormai guarda, vado lì ogni giorno. I primi giorni ero tipo sì sì, tieni, questo è il mio documento, sì sì, firmo, bla bla bla. Adesso proprio, cioè mi rilancia. Raga, io veramente non so, cioè vediamo se mi hanno fottuto i soldi o no. Io neanche voglio vedere. Ok. Oh oddio, aiuto, che cosa c'è? C'è un biglietto, leggiamo. Ciao Livia, grazie per il tuo acquisto mystery box a tema beauty. Ah, era a tema beauty. Spero ti piaccia. Se ti va puoi lasciarmi una recensione sul mio profilo. Ok, grazie mille. Carina che ha messo il bigliettino. Cioè, questo è il primo bigliettino che ricevo. Nessuno mi ha mai scritto un bigliettino. Io non mi ricordo fosse a tema beauty, sinceramente. Forse ho letto male io. Guarda, non voglio vedere. Questo... ma queste sono le mie extension? Già ce le ho, grazie, non c'è bisogno. Ah ok, è tipo una paglietta. Queste extension, belle. Sono esattamente il colore dei miei capelli. Così è quando non mi faccio la piastra. Che c'è? Non vedo niente di strano, ecco. Sì, ho scordato di piastrarmi la cute, quindi avete qualcosa da dire? Che c'è? Scusate. Vado a caso, prima cosa questo. Cos'è? Oh! Queste cose le ho pagate 15 euro, quindi vediamo. Allora, queste quant'è? Oh, 50 centesimi d'arcine. Però beh, sempre utile. Io queste qua mi ci metto tipo il correttore. Metto il correttore e faccio pu 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 con queste spugnette qua. Quindi direi top. Ah raga, guardate le mie nuove unghie, vi prego. Guardate quanto sono emo le mie nuove unghie. Ma io adoro. Queste utili, però ecco, qui siamo sì appunto un euro se vogliamo esagerare. Sembrano molto morbide. Ok, andiamo avanti. Che cos'è? Che cos'è? Oh mio Dio, raga. Ma che c'è? Un set di coltelli. Ah, è un portapennelli. Che me ne faccio? Cioè, manco te lo puoi appendere. Bello, sì. Quando compri il set di pennelli ti danno in omaggio questo. Lei si è tenuto i pennelli e mi... Nel senso, ok. Boh, non lo so, è che è così appunto. Cioè, metto così. Boh, sì, no, carino, cioè, carino, sì, ecco. Però erano più utili le spugnette, diciamocelo, sinceramente. Voi mettete quei pennelli, poi richiudete così a mo' di involtino primavera. Oppure sapete cosa sembra? Un portatabacco. Quelli che si fanno i drummini, no? Mi presti il tabacco? Mi puoi fare un drummino? Sì, tieni il mio portatabacco, ok. Oh, così, apri così, dentro, fai. Beh, no, bello, cioè, ok. Siamo già a metà, però, uffa. Cos'è? Oh, wow, una maschera all'aloe. No, vabbè, no, vabbè. Quelle che stanno alle casse d'acqua e sapone. Mi sembra nuova, sì, dai, è nuova. Sempre a tema con i capelli perché è verde. Guarda come ride quella. Siamo quali? Carine, eh? Siamo carine? Dai, siamo carine. Per pelli normali. Ma io non sono normale! Questa maschera contiene estratto di aloe che ha proprietà nutrienti e lenitive, aiutando a ridurre gli arrossamenti. La presenza dell'olio d'oliva aiuta a rendere la pelle più morbida. Wow, ho proprio bisogno di olio d'oliva. Lo sapete che non ho l'olio? Devo andare a comprare. Ok, va bene, dai, ci sta questa mascherina. Un euro alle casse di acqua e sapone. Cioè, questo gli avrà dato un omaggio su AliExpress. Non lo so. Qui siamo a quota 2 euro. Sento puzza di non ritorno economico. Cioè, non so se c'è un guadagno. Oh mio Dio. Una pochette. Una pochette. Per nulla kitsch, super carina. Dentro è bianca. Oddio raga, ma è della GS. JS. No vabbè, io adoro questo brand. Fanno delle pochette pazzesche questo brand che si chiama GS. Cioè adoro, onorata di avere un pezzo della JS nel mio guardaroba. Questo
questa pochettina. Non amo il colore blu, devo dire. Questo sbrillocco così mi ricorda vagamente il Natale, ma non mi dispiace perché last Christmas I gave you my heart. Bella. Questo quanto costerà? 1,50 euro. Dai, quanto siamo? Ora sento che c'è il pezzo forte in cui ci rientriamo. Cos'è? Oh! Cos'è, raga? I Love Revolution. Non è la marca che vengono da OVS. Un gloss fruit smoothie. Wow. Voglio sentire l'odore, ma non so se voglio provarlo. Metti che non è nuovo. No, ok, mi sembra nuovo. Non lo so. Voi vi sembra nuovo? Non lo so. Non so se voglio provarlo. Cioè, chissà di chi era. Sentiamo l'odore. L'odore sì. Classico odore di gloss che trovavi nel Cioè. Non sto qui a provarlo perché appunto non lo so se voglio provarlo. Poi comunque, cioè, i gloss veramente vanno ancora questi gloss. Cioè, non lo so. Poi addirittura con il packaging. Però vabbè, dai, ci sta. Questo non so quanto costa, però dai, questo 3 euro costerà. Costerà 3 euro questo gloss con tutto il pelo. Già. Siamo a 6,50 euro. Quindi il totale, siamo a 5 cose. Il totale di tutto è 6,50. O c'è qualcos'altro? No, raga, c'è qualcos'altro. Vai, vai, che altro c'è? Oddio, ah, un sacchettino. La bomboniera di qualcuno, oddio, i confetti ci stanno. Cosa c'è dentro? Per profumare il ciondolo con la tua fragranza preferita. Un ciondolino, un bastoncino, delle istruzioni, cioè tipo un ciondolo profumato. Apri la bowl esercitando una leggera pressione verso il basso, bla bla. Estrai la sfera e spruzza il profumo, ma cos'è? Oddio, questa è la bowl. Ma raga, pure questa mi ricorda il Natale, cioè, non lo so. Raga, ma che è? Mi sembra una gomma masticata. C'è questo mini cirio. E gli ho infilato questo bastoncino. Ma raga, ma che è? Ci spruzzo questo qua che mi piace un sacco, che prendo sempre da Sephora. Costa tipo 14 euro, lo adoro. Solo che dura un po' poco. Vabbè, spruzzo questo. E adesso rimettiamolo nella bowl. Bello. E ora profuma. Oddio, è vero, profuma. Sì, stavo di raga, sentite me. Grazie. Un regalo apprezzato. Finito, c'è qualcos'altro? Oh, c'è un'altra cosa. Cos'è? Thank you. Thank you. Grazie a te, Tess. 1000 ulivi. Sembra quasi il mio nome, Livi. Ah, che cos'è? Io ne vedo uno di ulivo, anzi neanche uno. Qui c'è scritto 1000, non ne vedo manco uno. Crema contorno occhi. Oh, raga, distribuito da Natale Carlo. Raga, ve l'ho detto che è Natale. No, è incredibile, sto fuori del Natale, adesso c'è scritto Natale. Cioè, ma com'è possibile? Non voglio neanche provare questa roba. Comunque, ricapitolando, questa mystery box da 15 euro conteneva spugnette, crema all'aloe, lip gloss, pochettina, portapennelli, la bowl e crema contorno occhi. Che ne dite? Li valgono 15 euro più 3,49 di spedizione? Non lo so. Però dai, è stato divertente buttarmi in questo ignoto delle mystery box. Guardate, qua si è svuotato. Ah, ma non ci dimentichiamo che ho avuto pure questa extension di ricambio. Cioè, il pezzo forte, ecco. Qual è il vostro pezzo preferito di tutte queste cose? Il mio, ovviamente, l'extension. No, non è vero. Penso le spugnette perché le uso, ecco. Almeno qualcosa di buono ci ha ricavato. E quindi niente, raga, vi è piaciuto questo video? Volete che me ne faccio altri di mystery box di Vinted? Fatemi sapere. Vi ricordo di andarmi a seguire su tutti gli altri social: Instagram, Twitch, TikTok, bla bla. Andate! Tra poco uscirà la mia nuova song, quindi state aggiornati, perché annuncerò presto la data. Però state pronti, che veramente potrebbe arrivare da un momento all'altro. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!